giorno, tanto tempo fa, in un castello dove vivevano re e regina, nacque una bambina. Alla piccola fu dato il nome di Aurora. È la fata più buona del regno, la fata bianca, divenne la sua madrina. Tutto questo provocò l'ira della fata nera, quella più cattiva del regno, che lanciò un incantesimo alla principessina. Non vedrai oltre il tuo 16° anno di vita! La fata bianca cercò di rimediare. La principessa non morirà, ma cadrà in un sonno profondo che durerà 100 anni. Passarono 16 anni. Un giorno, mentre la principessa camminava per il bosco, fu morsa da un serpente e cadde in un sonno profondo. La fata nera portò la principessa dormiente nella sua torre per impedire che qualche principe venisse a salvarla. Nel frattempo il re e la regina erano disperati nel non veder tornare Aurora. La fata bianca li tranquillizzò. La principessa è addormentata nella torre nera, mandate qualcuno a salvarla. La regina rispose: ma nessuno sa dove si trovi. Re, aiutate. Convocheremo tutti i principi della terra. Chi di loro riuscirà a trovarla diventerà suo marito. I principi della terra partirono alla ricerca, ma nessuno di loro sembrava riuscire nell'impresa. Nel frattempo passarono 100 anni e la principessa si risvegliò. Notò i lunghissimi capelli che erano cresciuti durante il sonno. Pensò di utilizzarli come via di fuga. Si calò dalla finestra e, una volta arrivata a terra, tagliò la folta chioma dandosi alla fuga. Appena imboccato il bosco, incontrò un buffo principe che le disse: sei tu Aurora, la principessa addormentata nella torre? Sì, sono io. Benissimo, allora sali sul mio cavallo, ti riporterò a casa e ti sposerò. Cosa? Sposarti? Scordatelo! Ma come, io ti ho trovata. Sì, ma come vedi non ho bisogno di essere salvata. Disse Aurora e scappò via. Il principe la inseguì per anni e anni senza mai riuscire a raggiungerla. Si dice che ancora oggi i due stiano vagando per il bosco incantato senza mai fermarsi.